Dicevo prima che avete sentito Enrico Mentana esporsi moltissimo e dire è sicuro ormai tra poche settimane avremo un nuovo governo o la famosa staffetta di cui si parla da tempo, ma che c'era il dubbio che fosse magari una chiacchiera giornalistica, sembra diventata realtà tra Matteo Renzi e Enrico Letta, oppure un'ipotesi di Letta bis, il famoso rimpasto. Ne parliamo con l'onorevole Per Ferdinando Casini. Benvenuto. Onorevole Casini. Ha cambiato look, direi renziano quasi. Sì, sì, blue jeans, sì, l'accetto da giovane. No, l'accetto di mia figlia... Purtroppo per me c'ho 20 anni di più di Renzi, vede? Per questo sono invidioso. Però conviene che... Io l'ultima volta che l'ho vista aveva un gessato blu. Bisogna innovarsi, cravatta, bisogna innovarsi. Vede. Parliamone subito, lei che vive dentro a quei palazzi. C'è davvero questa... più di una possibilità, sembra ormai, che avremo presto un nuovo governo. Cosa pensa? Ma penso che la telenovela debba finire. Il Partito Democratico non può considerare il governo Letta come un governo amico. È il suo governo, perché a parte il gruppo di Alfano e il nostro, sostiene il governo in particolar modo il PD. Per cui o decidono di sostenerlo col cuore e col corpo, cioè con tutto se stesso, oppure il Partito Democratico deve chiaramente fare una scelta. Io penso che Renzi, ma lei cosa si augura? Che decidano, perché il governo non può tirare a campare, non può galleggiare, non può il Presidente del Consiglio interrogarsi il mattino se la sera ci avrà ancora il suo partito, non si può sottoporre a docce fredde continue di critiche il governo che poi in gran parte è fatto dagli uomini del PD, per cui io credo che è anche comprensibile tutto quello che sta capitando. Ma fatto bene, secondo lei, Renzi, a dare questi cosiddetti 8 giorni, ha detto simpaticamente qualcuno, insomma a dire a Letta basta, 15 giorni e se le cose non cambiano bisogna fare qualcosa. Ha fatto bene Renzi a incalzare? Sì, ha fatto bene perché è giusto, è la cosa che dico io adesso. Cioè bisogna scegliere una strada, sciogliere i nodi, non si può continuare in questo modo altalenante. Renzi se ne rende conto, Letta subisce questa situazione. Io credo Cos'è che Letta dovrebbe fare e non fa? Non è il problema di Letta, è il governo che deve cambiare marcia. Il governo ha fatto cose importanti, ma oggi deve correre. Ad esempio il tema del lavoro è fondamentale. Ci siete Abbiamo anche un percorso. Voi al governo. Sì, ma infatti tutti devono dare il loro contributo. Lei però... ai suoi dà questo input di fretta. Tutti diamo l'input di fretta, perché sennò l'antipolitica evidentemente è destinata a crescere. Il populismo e certe gazzarre indegne che abbiamo visto questa settimana in Parlamento non sono figlie di nessuno, sono figlie e poggiano su una critica che diventa anche a volte... esagerata alla politica, ma che comunque è e dà il piedistallo a queste manifestazioni. Allora, se vogliamo, battere il populismo... Lungo, scusi se la interrompo un istante solo, ma che è stato a lungo presidente della Camera, come ha vissuto la scorsa settimana? La tagliola io l'ho sempre minacciata, la cosiddetta ghigliottina, e non l'ho mai applicata. In realtà il Presidente della Camera deve fare un'operazione di moral suasion, perché la minaccia per spingere i gruppi parlamentari a non costringere veramente di usare questo. Nel momento in cui questo dibattito si prolungava in modo... indefinito e rischiava di decadere il decreto, ha fatto bene il Presidente Boldrini. Ha fatto bene, quindi. Ha fatto bene, non poteva fare altrimenti, perché sennò avrebbe avuto delle critiche molto superiori a quelle che alcuni gli hanno fatto perché ha applicato la ghigliottina. Poi se ha avuto l'esperienza o meno di guidare il dibattito, però bisogna anche riconoscere una cosa, davanti c'erano i 5 Stelle, cioè non un'opposizione tradizionale. Un'opposizione che ha giocato allo sfascismo, perché le manifestazioni indegne alla Camera sono state il segno che volevano trasmettere loro al Paese. A mio parere è un segno
che dovrebbe aprire gli occhi a tutti gli italiani, anche a chi ha mandato questi per fare le cose in Parlamento e si ritrovano ad assaltare l'Aula, che è una cosa un po' diversa di fare le leggi. Quando lei era Presidente ha mai avuto un'esperienza analoga a quella del Presidente Boldrini? No, ho sempre avuto dibattiti molto forti, però penso di averli sempre abbastanza governati, però non c'era una situazione di contesto come quella che c'è oggi. Questo io lo voglio riconoscere perché bisogna essere anche onesti. Torniamo un momento a questo ipotetico nuovo governo. Tra l'altro abbiamo in collegamento da Roma Stefano Menichini. C'è Stefano Menichini, direttore di Europa. Buonasera, grazie Menichini. Che Buonasera, come sa Europa e Menichini, insomma il PD lo conoscono molto bene. Meglio di me. E quindi oggi stamattina scriveva la nuova linea del PD. Tutto può succedere. Cosa succederà, Menichini? Ce lo dica. Io non sono sicuro che lo sappiano neanche quelli che dovrebbero farlo succedere, quindi noi altri che facciamo questo mestiere abbiamo qualche difficoltà a fare delle profezie. Indubbiamente lo spettacolo che abbiamo qui a Roma, Daria, e di quelli non tanto edificanti, perché abbiamo visto qualche tempo fa tutti che salivano sul carro del vincitore. In queste ore stiamo vedendo invece uno spettacolo opposto, stanno tutti scendendo dal carro del governo Letta, che viene dato, come dicevi giustamente tu in apertura, abbastanza per spacciato. Quindi ti risulta che sia un governo dato per spacciato? Beh, insomma, questo io non so se andrà effettivamente a finire così, ma in questo momento tutti si comportano come se dovesse esserci un collasso a breve. Però questo cosa vuol dire? Cioè, Renzi, che ha sempre detto che non lo voleva fare, prende il posto di Letta? Guarda, stanno facendo... Allora, distinguiamo, io personalmente spero che Renzi non faccia questa, non si assuma questa responsabilità, non si carichi di questa croce, diciamo così. Stanno facendo a Renzi questo discorso, in queste ore, in questi giorni, anche persone che lui considera molto vicine. Gli stanno dicendo, guarda, tu ti sei impegnato con gli italiani per fare non soltanto la riforma elettorale, ma cose impegnative, l'abolizione del bicameralismo perfetto, sottrarre poteri. Chi sono queste persone vicine che gli stanno facendo questo discorso? Beh, anche dirigenti significativi del Partito Democratico di area renziana, insomma, non sono notizie segretissime. Ma per esempio il ministro Delrio penso che sia uno di questi. Il portavoce della segreteria del PD, sicuramente anche lui è uno di questi, ma ce ne sono svariati che sanno che il rischio che correrebbe Renzi se facesse una cosa del genere, il rischio, detto in due parole, è di perdere quella verginità e quell'alterità rispetto al sistema politico, al palazzo romano, che è stata sempre la sua principale virtù, la sua principale forza, e infilarsi in una operazione che invece avrebbe tutti i crismi della manovra politica. L'ha detto anche lui oggi, ha detto a me non conviene, cioè a me converrebbe andare a votare non per l'Italia, ed è ovvio che a lui non conviene prendere il posto di Letta senza Sì, ma scusate, qua non mi sembra che il problema... Però ti dicevo qual è il discorso che gli stanno facendo, che è un argomento serio, Gli stanno dicendo, guarda, che con questo equilibrio, questo quadro politico, questo governo, tu le riforme che hai promesso agli italiani di fare nei prossimi pochi mesi non riesci a farle, perché qua sta per saltare tutto. L'unico modo che hai per mantenere questo impegno che hai assunto con gli italiani, riforme elettorali, riforme costituzionali, è che ci metti la tua faccia, ti assumi tu la responsabilità. E noi in cambio, e questo è anche un discorso che gli viene dai partiti alleati in questo momento nella maggioranza di governo, e noi ti garantiamo un sostegno leale, che poi vediamo se sarà fino all'autunno, fino alla primavera prossima, questo in questo potrebbe momento non lo so. Potrebbe accadere quindi che Renzi accetti? Secondo cosa me, ne pensa così? Ma io penso che se Renzi deve fare un governo per 4 mesi è meglio che non faccia proprio nulla, è meglio che si vada alle elezioni. E questo sarebbe una follia totale, però qui, parliamoci chiaro, non è che possiamo dire tutto e il contrario di tutto. O c'è un'intesa forte per andare a far avanti il governo Letta, per fare un Letta bis, per fare non solo un rimpasto, perché non si tratta di 3-4 ministri, ma un governo che possa assicurare un orizzonte serio alla legislatura. O Renzi non è manovra di palazzo, si assume la responsabilità di governare perché è stato legittimato dalla gente ed ha preso i voti alle primarie ed è il segretario del PD, ma non possono ricadere le contraddizioni del PD sui partiti alleati che sostengono il governo.
i quali hanno una forza estremamente inferiore al PD, sono reduci da scelte molto difficili e delicate, penso al nuovo centrodestra di Alfano, che viene da una spaccatura con Forza Italia, è assurdo che siano loro a pagare il prezzo di un governo che non si capisce se il PD identifica come il suo governo o un governo alleato. Ma questo lo capiscono tutti. Ma quindi chi deve decidere? Renzi, Letta, deve decidere Napolitano? Prima di tutto la direzione del PD e assumere la responsabilità di fare agli alleati una proposta e arrivare alla fine, perché oggi non mi sembra neanche giusto che Letta subisca le contraddizioni di un quadro politico che è impazzito, oggi è a Sochi alle Olimpiadi, mentre qui tutti parlano della sostituzione del governo, quando obiettivamente Letta ha cercato di fare bene e seriamente il suo lavoro. Non gli possiamo rimproverare niente, perché semmai è la vittima di questa situazione, non certamente colui che l'ha provocata, però credo che un chiarimento oggi si imponga. Cosa pensa Menichini? È, come dice il Presidente Casini, è innocente Enrico Letta? Beh, insomma, il governo non ha avuto, diciamo così, delle prestazioni eccezionali, soprattutto nell'ultimo periodo, ma perché è anche sostenuto da una maggioranza che ha un vizio d'origine, nella quale tutti quanti sono entrati per senso del dovere, non per passione. E quindi non c'è niente da fare, si è indebolito nel corso del tempo. Io capisco, diciamo, il problema che rappresenta il presidente Casini dal punto di vista dei partiti minori, che si sentono un po' in difficoltà, però qui c'è anche in ballo qualcosa, se vogliamo, un pochino di più significativo, cioè il progetto di cambiamento d'Italia che Renzi ha promesso con le primarie, eccetera, eccetera, è una cosa gigantesca, radicale, io non so se mai ci riuscirà, ma sicuramente l'unico modo che ha per provarci è di essere sospinto da un forte consenso popolare, quindi vincendo le elezioni, con una maggioranza, potendo fare un governo coeso, fatto di gente che è convinta del suo progetto. Se invece tutto questo si deve bruciare anticipatamente sull'altare degli equilibri di adesso, di una maggioranza che invece non è coesa, che è più figlia della Seconda Repubblica che non l'alba della Terza Repubblica. Grazie per allora il momento, perché mi hai dato lo spunto per io, chiedere. Io, scusa, vorrei dire che non sono d'accordo. Per cui non si tratta l'alba della Seconda, il tramonto della Terza. Tutte queste sono formule. Il problema è che il Paese è in condizione di grande difficoltà. Risorse non ce ne sono, le politiche europee purtroppo continuano ad essere egemonizzate da una visione tedesca che ci impone rigore e non si preoccupa della crescita, questa è la grande contraddizione dell'Europa. Oggi, se Renzi vuole fare quelle cose, Menichini, ma se le vuole fare nello stesso tempo, ci pone il problema di ridurre il numero di parlamentari, giusto, di bypassare questo bicameralismo perfetto, giusto, di abolire il Senato e via dicendo, ma questo comunque è una cosa che non potrà mai fare con la sua maggioranza da solo, anche se va alle elezioni, e non a caso si è incontrato con Berlusconi perché ha chiesto la collaborazione di una parte dell'opposizione. Ha fatto bene a preoccuparsi di portare a casa una nuova legge elettorale? Ma scusi, certo che ha fatto bene, cioè non è che un avversario se lo sceglie, l'avversario lo scelgono gli elettori. Cioè, qui parliamo, lei sa bene che qualcuno ha trovato questo sì, ma qualcuno accordo. Dice anche che è una follia o che io mi sarei venduto a Berlusconi o che addirittura voglio andare in Forza Italia, cose che mi fanno venire il latte alle ginocchia, queste interpretazioni, perché io ho detto che bisogna fare in Italia il Partito Popolare Europeo. Allora, qui dobbiamo parlare di Berlusconi un minuto. Cioè, qui siamo tutti vittime del complesso della sindrome di Berlusconi. Renzi non si doveva incontrare con Berlusconi. Non si doveva incontrare, ma con chi si doveva incontrare? Se vuole i voti per fare le cose che ha chiesto come riforme costituzionali. Non poteva che incontrarsi con il leader scelto dagli italiani di quel 20-25% che in Parlamento gli consente di fare queste cose. Per cui le critiche a Renzi su questa cosa sanno di settarismo, di nominalismo, ma sono ridicole. Io parlo del Partito Popolare Europeo. Ah, ma c'è Berlusconi. Aspetti, ho capito, ma parliamo scusi. Dell'UDC e no, parliamo no, del vostro percorso degli ultimi anni. Perché sa che il Partito Popolare Europeo sembra un'entità lontana. Parliamo di noi qui parliamo adesso, della sua intervista di una settimana fa, esatto. Dove ha detto torno nel centrodestra con Forza Italia e Alfano. Scusi. Io sintetizzo, dato però, che sapevo se l'è portata. Io me la sono portata. Adesso non facciamo cose allora, noiose. Il titolo dell'intervista non la faccio io.
meglio, ma sì, il ma testo lo confermo dall'A alla Z. Ecco, il dall'A alla Z, cioè io che ragionamento ho fatto? Scusi, si parla di riforme costituzionali, io avevo due strade. Mettermi a capeggiare la rivolta dei piccoli partiti, fare il sindacato di corporazione dei micropartiti che non volevano, fa una colpa, però io voglio spiegare, che volevano sostanzialmente o che vogliono tenere gli sbarramenti bassi, eccetera, il proliferare dei partiti, o accettare, e questo è quello che ho scelto, di giocare sul terreno che hanno disegnato Renzi e Berlusconi. Io non contrasto la riforma di Renzi e Berlusconi, gioco sul loro terreno, e il loro terreno in presenza di un 5 Stelle che ha il 25% significa che in Italia, come negli altri paesi europei, fai due forze, quella del socialismo europeo, dove ci sarà Vendola e Renzi, e quello del Partito Popolare Europeo. C'è Berlusconi, certo che c'è Berlusconi, ma scusi, io Berlusconi l'ho contrastato quando era Berlusconi, perché adesso tutti questi che mi danno lezioni, questi soloni che mi dicono Casini ha abbandonato il centro, ma quando io facevo il centro dove erano? Sugli spalti a godersi la partita, o nel PD o nel PDL, in Parlamento, o in quello europeo o in quello nazionale, mentre io ero l'unico che mi battevo. Mi scusi Presidente, mi sembra che lei abbia un po' la coda di paglia, certo, perché io non le ho ancora contestato. Certo, ho la coda di paglia, perché io vengo qua da lei. Buono. In termini, noi qui non abbiamo le claque, in termini calcistici 1-0, in termini politici diciamo 0-0, perché io vengo qui da lei proprio perché mi interessa spiegare questo, perché è stata una settimana di mistificazioni. Benissimo, allora adesso Casini vuole andare in Forza Italia, ma scusate, io ho fatto un ragionamento diverso, che se noi vogliamo che questo paese in futuro riesca a contrastare l'antipolitica e il populismo di Grillo, che ha una forza, e purtroppo il terzo polo l'ha fatto lui. Ma perché, no, sai cosa mi chiedo io? Perché lo dico con questa veemenza? Perché sono così di carattere, sono appassionato sulle cose. Ma perché ci poi sta. Lei quello mi ispira, sarà per quello. Cui sarà così, vengo no, qui. No, perché ci sta facendo un ragionamento politico che non mi sembra no, così. No, ma io sono sempre stato veemente, perché non sarà che lei, ricordando quello che è stato negli ultimi anni, abbia pazienza Menichini, perché così svisceremo un po' questo punto. Anzi, facciamo una cosa, tanto però lei però adesso l'aspetta. Le sorrido, perché lei adesso mi ha messo così ha in difficoltà, perché allora ma dove la difficoltà? Sono sua dente, sarò nella seconda parte della trasmissione. Facciamo vedere cosa è successo negli ultimi anni, che probabilmente è il motivo per cui lei si sente un po', chiamiamola simpaticamente, questa coda di paglia rispetto no, a quello coda che ha di paglia, detto. No, chiamato in causa, sì. Adesso mi farà vedere i filmati di Berlusconi. Esatto, è bravo. Benissimo. Buonasera, Presidente Ago della Bilancia. Le piace questo nuovo soprannome? No, non mi piace perché non è una cosa a cui aspiro. Gli Ago della Bilancia di solito sono tutti opportunisti, mentre io ho convinzioni, non convenienze. Vent'anni fa io ho creduto a Berlusconi. 5 anni fa io ho denunciato a tutti gli italiani che era un buffone. Berlusconi si alza al mattino, vede quali sono i suoi problemi e li impone nell'agenda della politica italiana. Berlusconi ha perso la testa. Lui, se siamo vecchi noi, è catacombale. Diciamo che è l'ultimo dei moicani. E ha delle caratteristiche che per me sono incompatibili con la mia idea della politica. Quindi è un tal bugiardo. Ma questo lo conosco bene. Ho aperto la televisione e ho visto un UFO che ha spiegato come si risolvono i problemi del paese. Un paese sempre più distante dalla politica, una politica che sprofonda nel discredito, il tutto perché Berlusconi non vuole lasciare la poltrona di Presidente del Consiglio. È stato uno spettacolo esilarante, perché questo signore per 20 anni ha governato questo paese. Forse c'è qualche confusione, lo capisco, è un momento difficile. Tutti sanno che Berlusconi è uno dei più grandi bugiardi del mondo, ma non metta di mezzo Casini nei suoi casini. Noi vorremmo un mattino in cui Berlusconi si sveglia e dice: oggi mi occupo dei problemi degli italiani. 1 su 3, 1 su 4, faccia lui. Ha perso la bussola. Solo chi è in stato confusionale può pensare di candidare Maroni alla presidenza della Lombardia, di attaccare il presidente Monti e di ritenere che io debba fare con Berlusconi l'unità dei moderati. Dico una cosa semplice ma chiara. Dico che il giudice è il popolo, come ha detto oggi Berlusconi. Finalmente però, lo ammette di esserlo. Comunque, Lago, allora, Lago ricuce, mi sta bene. Io sono l'ossessione di Berlusconi, mi vuole uccidere, non ci riesce. Capisce che... Ma bello. Però sembra lei quello ossessionato da Berlusconi, non il paese. Beh,
questi sono spezzoni di filmati. Ma avrei potuto metterne altri 50. Sì, anche da parte di Berlusconi. Ma io credo che tutto questo non contrasti affatto con ragionamento che faccio. Cioè, io penso, oggi tutti capiscono che il problema del futuro del paese non può rimanere intrappolato in Berlusconi e che noi in Italia non c'è solo Renzi e Grillo, c'è anche un'area popolare di moderati che ha bisogno di rappresentanza. Io non mi pento affatto del passato, perché quando Berlusconi entrò salì sul predellino e disse o con me o contro di me, io presi i miei stracci e andai via. E mi presentai alle elezioni da solo rischiando di rimanere fuori dal Parlamento. Se oggi tornassi indietro, rifarei la stessa cosa. Forse ha capito qualcosa anche Berlusconi, perché Berlusconi oggi non si presenta più col PDL. La destra è fuoriuscita e fa Fratelli d'Italia. Berlusconi è tornato a Forza Italia. Forse l'errore del PDL non è stato un errore solo per me, è stato un errore anche per loro. So che si è incontrato con Renzi nei giorni scorsi. Perché non ha mai pensato di potersi invece avvicinare al PD di Matteo Renzi, che guardi, forse è un nuovo PD? Se io avessi voluto seguire l'opportunismo... La giacca e i blue jeans già ci sono. No, giacca e i blue jeans sono sempre stati. Se avessi voluto seguire l'opportunismo, io l'accordo col PD l'avrei già fatto con Bersani. Se non l'ho fatto allora, perché ritenni che non fosse coerente da parte nostra quel tipo di abbraccio, con grande rispetto, oggi sono andato anche a trovarlo, Bersani, che per fortuna ci racconti trovato come benissimo, sta? Trovato bene, sono contento, credo che in termini umani sia una delle persone migliori che ho conosciuto nella politica, Bersani, per cui tutto questo però... Facciamo un applauso a Berluigi Bersani, sì, non lo se lo merita, mai, ma siamo contenti che sia bene. È un grande. Devo dire che se avessi voluto fare una scelta di convenienza avrei fatto quella e oggi avremmo vinto e staremmo a governare. Per cui io sono presidente dell'Internazionale Democristiano. Ma io non parlo di convenienza, parlo di idee. Perché non con Renzi? Il problema è Vendola? Insomma, il problema di Vendola non è piccolissimo. Cioè, io voglio vedere quando si tratterà di mettere assieme la legislazione sul lavoro che Vendola propone con quello di Renzi. Perché se noi guardiamo alcuni paesi come la Spagna che stanno cercando di uscire dalla crisi, hanno una ricetta sul lavoro che è agli antitesi di quella italiana. Noi oggi dobbiamo parlare di produttività in termini diversi. Dobbiamo dare la possibilità a un'azienda che magari ha un surplus di produzione in un mese di avere iper straordinari sabati e domeniche in quel mese e magari in un mese successivo di fare delle turnazioni di personale. Tutto questo ci è vincolato e bloccato dalle norme sul lavoro. Questo è un esempio, potremmo fare tanti altri esempi. Mi perdoni Presidente, dato che Menichini tra l'altro deve andare, lo vorrei salutare e ringraziare. Volevi aggiungere qualcosa prima? So che devi scappare. No, sì, volevo fare soltanto una notazione, volevo spezzare una lancia per il Presidente Casini. Quello che ha fatto lui, secondo me, adesso è perfettamente coerente, anzi è anche un favore a Renzi per certi aspetti, perché dimostra qual è il disegno, cioè semplificare il quadro politico, accorpare coalizioni più omogenee. Il problema del presidente Casini è che va a fare una specie di rimpatriata, perché ritroverà tutti quelli, tranne Fini, gli altri ci stanno tutti, quelli che ci stavano nel 94, quando la vicenda del centrodestra di Berlusconi cominciò. E ci sta Berlusconi innanzitutto, e ci sta la Lega. Lei è con pronto la quale... a questa rimpatriata, Presidente, con la Lega? È un ragionamento molto serio. La battuta che ha fatto Renzi in direzione l'altro giorno è molto significativa. Ha detto, guardate che se noi del PD dobbiamo aver paura di perdere contro Bossi, Casini e Berlusconi, siamo messi male, abbiamo dei problemi seri. Che qual è il messaggio neanche tanto subliminale? Che Matteo Renzi pensa che contro queste, il Presidente mi perdoni, è una figura retorica, cariatidi della politica italiana, lui può vincere facilmente contro questa rimpatriata. È un'osservazione giustissima, io la condivido pienamente. Non avrei quasi nulla da aggiungere. Se il centrodestra del futuro è la riproposizione, anche con facce aggiornate, della Casa della Libertà, questo significa condannarci alla subalternità nei confronti della sinistra. Noi dobbiamo riconoscere, se siamo persone serie, che Renzi ha innestato, poi vedremo se riesce a realizzarle, però bisogna riconoscergli che ha innestato una carica di innovatività nella sinistra che lo ha portato anche a scontri interni forti. O l'area moderata è capace di uscire dagli slogan tradizionali,
dalle tradizionali rappresentazioni delle alleanze. E ha ragione anche Renzi nel dire un'altra cosa, e non riguarda solo Casini, riguarda tutti i leader della politica. Non c'è un problema di chiamare a raccolta dei leader della politica, si tratta di parlare alla gente, per cui si tratta di avere un messaggio innovativo che, a mio parere, vede il centro-sinistra in questo momento grandemente in vantaggio sul resto. D'altronde, è molto interessante, scusi, questo ragionamento. Se io, uno dall'altra parte che dice gli altri sono più forti. Perché io riconosco questo. Se oggi uno vuole fare una scelta, scusi, opportunistica, va con Renzi, perché credo che questo l'abbiano capito tutti. Ma il problema è un altro. Vede, prima si è ripercorso una serie di battute polemiche che ho fatto verso Berlusconi. Devo dire, non ma ce non ne sono meno. Più. No, non ce tutto ne sono meno. Facevano un po' impressione, sì, impressione, sì, anche tutte messe in fila. Non c'è certamente meno, se volessimo fare una raccolta, da parte del mio contraddittore. Ma detto questo, qualche cosa è successo, Dal Predellino e dalla mia uscita in poi c'è stata la vicenda di Fini. Io, tra l'altro, mi presentai alle elezioni. Non ho spaccato con Berlusconi dopo aver preso gli eletti da Berlusconi. Dopo c'è stata la vicenda di Fini, poi in questa legislatura c'è stata la vicenda di Alfano, poi c'è la vicenda di Fratelli d'Italia che hanno fatto un partito, tutto questo che cosa dimostra? E mi fa piacere che voi stasera mi abbiate portato su questo terreno, perché è il terreno su cui anche il congresso dell'UDC, che è tra 10 giorni, si dovrà misurare. Se le mie tesi saranno in minoranza, io dirò obbedisco come i carabinieri e mi piegherò. Quindi allora lei ci dirà sì, è vero. No, però le voglio dire, con questo tipo di terreno va tutto arato, perché se oggi qualcuno pensa che la riproposizione, quando leggo anche i sondaggi, no, che dicono Berlusconi più Alfano più Casini più Mauro più Pinco più Pallina, risultato 37%, 40%. Non significa niente questa cosa qui. Perché meno male, perché quello è il sondaggio che mette paura all'opinione pubblica di sinistra, scusi, lo sa, Presidente. Scusi, io non so a chi mette paura, io i sondaggi li leggo con molto distacco. A mio parere il punto vero, l'altro giorno Maroni, ecco, le voglio di questo, alla commemorazione di Tattarella ha detto una cosa giustissima, l'ha detta lui, per cui è strano che io citi un leghista, ma lo voglio citare, ha detto: noi abbiamo fatto una sommatoria alle elezioni del 94, le abbiamo vinte, ci siamo messi tutti assieme, poi quando ci siamo trovati assieme che avevamo vinto abbiamo detto e adesso che cosa facciamo? Ecco, tutto questo non può ripetersi, perché tutto questo fa parte delle speranze che sono andate deluse da parte di una fetta grande degli elettori. Io non faccio abiure e non chiedo abiure, perché ognuno è orgoglioso del suo passato, non è che qua siamo tutti fregoli, per cui io credo di aver fatto in Parlamento, su tante battaglie come quelle sul federalismo, parliamoci chiaro, sto titolo quinto fa benissimo Renzi, ha sfasciato l'Italia, se noi abolissimo le regioni, che sono veramente per molti aspetti assai peggio dello Stato centrale che dovevano cercare in qualche modo di superare, credo che gli italiani ci applaudirebbero. Allora, su questi temi, sulle quote latte, sul tema delle province, bisogna andare avanti. Noi abbiamo fatto battaglie in Parlamento di cui siamo solamente orgogliosi. Mi dispiace, ma devo veramente chiudere. Mi caccia? Ringrazio che fa, Stefano mi caccia? Manichini di Europa. Che fa, mi caccia? Grazie Stefano. Direttore di Europa, ho pareggiato. No, Presidente. Con chi fa mi caccia ho pareggiato. Presidente, ho veramente 30 secondi. Chiudiamo su qualcosa di concreto. Capisco che se c'è Belen dopo, no, Belen è un argomento convincente per cacciarmi, scusate. Più tardi. C'è Severgnini adesso. Ah, vabbè. Severgnini. E ancora... Ascolti, posto che noi abbiamo capito che si possono dire quelle cose a Berlusconi e poi fare un ragionamento politico. Le assicuro, l'abbiamo capito, gliel'ha detto Menichini, glielo dico io. Posto che è comprensibile questo ragionamento politico, lei conferma che quindi l'UDC andrà a una coalizione con Forza Italia e col nuovo centrodestra? Se ci saranno le condizioni, è un terreno da arare, è un percorso da fare, è un lavoro che assieme ad altri, a partire da Alfano, ai Popolari per l'Italia, noi cercheremo di realizzare, perché riteniamo che sia doveroso
che i moderati in questo paese abbiano una rappresentanza. Quindi, nonostante... Naturalmente, come le ho detto, c'è un congresso, deciderà. Deciderà il congresso, ho la mia 12 tra 10 giorni. Nonostante lei abbia detto per tutta l'intervista, Renzi ha ragione, Renzi è bravo, Renzi è buono, Renzi è vincente, però... Però ci vuole qualcuno che canti fuori dal coro, perché sennò tutti con Renzi, anche per farlo fare le cose migliori. Bisogna, che sarebbe anche il senso dell'opposizione perché, sana o anche, del bipolarismo sano. Anche insomma. Perché uno degli errori del nostro paese è stato non il bipolarismo, ma un bipolarismo inteso come una lotta tra uomini primitivi. Il bipolarismo, se io e lei siamo da due parti opposte, non significa che siamo nemici. C'è un interesse del paese che dobbiamo coltivare assieme. Per cui io, Renzi, penso che possa essere un antagonista con cui si collabora per il bene del paese, perché questa dovrebbe essere l'Italia del domani. In bocca al lupo. Grazie.